Bentornati, mi dice proprio di posto. Niente, io già resto qua per parlare di un argomento. E sì, per il seguito, ragazzi, però per chi avesse visto lo scorso video, avevo fatto una promessa. Forse ho messo anche nel titolo, non mi ricordo esattamente cosa avevo messo, mi sembra di sì. Quanto ha vinto la Juve? No. 3-1 col Milan. Chi ha fatto due gol? Federico Chiesa. Ragazzi, l'avevo promesso e l'ho comprato. Sul sito ufficiale della Juve, ovviamente. Sempre lì riprendiamo le magliette. Perché sosteniamo il club e perché abbiamo una collezione originale, non i fake. Originale. Costano, però ne vale la pena. Ragazzi, a fine video c'è un'altra sorpresa, ragazzi. Tranquilli. Però iniziamo con questo video qua. Non parliamoci in chiacchiere. Allora, parliamo di cosa? Mi argomento così a caso. Pre-partita di Juve Genova Coppa Italia. Stasera. Chiellini, Demiral, Delitto. Questi qua, tre argomenti. Cioè, tre giocatori, un argomento. Parlavo, leggevo dei commenti. Tifosi Juventini. Demiral ha un potenziale fortissimo e potrebbe essere un nuovo Chiellini. Secondo me non avete capito chi cazzo è Chiellini. Secondo me, però, fate voi. Allora, Chiellini è uno dei difensori italiani più forti a storia del calcio. Uno dei difensori più forti a storia del calcio italiano. Uno dei numeri tre più forti della storia. Esattamente, Demiral, che cazzo deve fare? Esattamente, no, perché gente dice Chiellini, cioè, Demiral è il nuovo Chiellini. Ma ragazzi, non avete capito chi è Chiellini? E tanti dicono, ma Chiellini all'età di Demiral non era così forte. Ma raga, esattamente, ma che cazzo c'entra? Tu non devi guardare cos'era a quell'età lì, devi guardare cos'è diventato. E sapete quanti giocatori? Ma ragazzi, ditemi quanti giocatori ci sono che a 18-19 anni sembrano spaccare il mondo e poi non fanno un cazzo nella carriera. Ragazzi, non sono tutti Kylian Mbappé, che a 19 anni, 18 anni è un fenomeno, e tra 10 anni, a 28, 29, sarà un fenomeno, sarà un predestinato. Mbappé è un fenomeno, sarà sempre un fenomeno. Purtroppo è così, cioè purtroppo, per fortuna è così. Sarà sempre così perché lui è così. Ma non sono tutti così. Cioè, ragazzi, cosa pensate? Cosa pensate che siano tutti così? Cassano. Forte, forte. Però una testa di cazzo, si è bruciato. Poteva essere uno dei più forti. Balotelli, stessa cosa. Ci sono tanti casi. Tanti casi. Ken, forse sarà così. Zaniolo, anche se i crociati. Però sono esempi recenti. Ce ne sono tanti ragazzi nella storia. E non ditemi che Demiral diventare più forte di Chiellini. Perché diventare più forte di Chiellini vuol dire che deve diventare uno dei più forti della storia del calcio. E l'unico che potrebbe farlo è De Ligt. Che però, tanti dicono attualmente De Ligt è più forte di Chiellini. Ma che cazzo dite? Ma che cazzo dite? Ma ragazzi, vedete le partite? Ma le vedete le partite? Chiellini, De Ligt. Chi è il compagno difensivo di Chiellini? Chi era? Bonucci. Chi è il compagno difensivo di De Ligt? Bonucci. Quanti gol prende la Juve a partita? Quasi sempre. Quanti gol prende la Juve minimi a partita? Adesso, almeno un gol a partita. Almeno un gol a partita. Ok, c'era Buffon, non c'è Szczęsny con la pippa. Ok, però prendiamo un gol a partita minimo. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Che De Ligt non è ancora livello di Chiellini. Perché Chiellini, nell'uno contro uno, marcatura, non c'è nessuno. Nessuno. Che l'ha mai saltato. Non c'è nessuno. Nessuno che non uno contro uno. Ce n'è uno salto, scusatemi. Che lui non riesce a marcare. Nessuno, ragazzi. Pure Messi. Messi. Messi, non minchia porta nuova. Messi. Messi. Umiliato a Chiellini. Umiliato. Vi ricordate il 3-0? 3-0. In casa. Con gol di Chiellini. Vi ricordate il 0-0 in casa loro? Chi c'era dietro? Chiellini, 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 Chiellini. Non ho fatto 0 gol. 0 gol in due partite a Messi. 0 gol in due partite a Messi. Forse non avete capito chi è Chiellini. Forse non l'avete capito. Chiellini ha fatto diventare forte. Ha fatto sembrare forte. Non diventare, sembrare forte. Uno che è scarso. Che si chiama Leonardo Bonucci. Difensivamente Bonucci è una pippa. È bravo a impostare, ok. Ma difensivamente, ragazzi, è una pippa Bonucci. E Chiellini l'ha fatto diventare forte. Ma perché? Perché lui è un fenomeno. Lui è troppo. In marcatura, ragazzi, non fa respirare l'attaccante. Fidatevi che se contro l'Inter gioca Chiellini nella forma migliore, Lukaku non fa gol. Lukaku non si gira. Perché Chiellini è un fenomeno, non avete capito? Bonucci, se marca Lukaku, prende 3 gol la Juve. Non avete capito, forse chi è? Ma anche De Ligt, lo stesso dei. Non è ancora a livelli. È forte, però non è ancora un leader. Non è così. Potrebbe diventare più forte, perché potrebbe diventare uno dei più forti della storia di De Ligt. Ma non è ancora a livello di Chiellini, ragazzi. Non sbagliatevi. Non dite che Chiellini è più scarso di De Ligt. Chiellini ha i migliori livelli. Non è più scarso di De Ligt, anzi, è più forte. Ve lo posso assicurare. Questo è poco ma sicuro. Poco ma sicuro. Ragazzi, Chiellini, Chiellini, uno dei più forti della storia. Lo dicono tutti, gli intenditori di calcio, tutti.
Marcatura non ne, sale, non ne perde uno. Adesso ormai ragazzi è vecchio, è bollito, ok? Ma quando cazzo era ai livelli? 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, ha fatto la migliore stagione forse della sua carriera. Regà. Migliore al mondo difensore. Dopo Sergio Ramos era il migliore al mondo. Anzi, secondo me è alla pari Sergio Ramos. Sergio Ramos, cazzo, che è uno dei più forti della storia. Ora c'è Van Dijk, ok, Van Dijk, Ramos, Chiellini. Chiellini non più, però Chiellini. Una bestia, raga. Non ditemi che De Ligt è forte come Chiellini. No, non è così. De Ligt potrà diventare più forte? Sì, però dovrà fare una grandissima carriera. Chiellini, una roccia, ragazzi. Una roccia. Fortissimo, fortissimo. Ovvio, ovvio. Non è forte come Sergio Ramos, ma perché Sergio Ramos è più completo. Però, secondo me, dopo Sergio Ramos, negli ultimi anni, nell'ultima decada, è il difensore più forte che c'è stato. Per continuità. Sì, adesso c'è Van Dijk. Van Dijk adesso è più forte, ragazzi. Con Sergio Ramos sono più forti, ovviamente. Anche De Ligt. Però non è a livello di Chiellini ancora. Tra qualche anno lo diventerà, secondo me. Anzi, sarà forse anche più forte. Ma De Ligt non è ancora a livello di Chiellini. E De Miral non sarà mai, secondo me, a livello di Chiellini migliore. Non è sbagliato, perché De Miral non sarà mai come Chiellini. Chiellini è un fenomeno. Chiellini è un fenomeno. Non l'avete capito, forse. Ma ve ne renderete conto nel tempo. Chiellini non ce n'è. Non ce n'è tanti come Chiellini, ragazzi. Non vi sbagliate. Comunque, finiamo qua questa cosa, ragazzi. Ma ricordatevelo: Chiellini non si sostituisce così facilmente. Come Buffon. Szczęsny non è Buffon. Szczęsny è una pippa. Buffon è un fenomeno. 40 anni, 42 anni. È ancora forte. Ha 42 anni, cazzo. Io ho 42 anni, avrò mal di schiena. Perché non riesco neanche a alzarmi dal letto. Questo è un fenomeno. Non Szczęsny. Non Szczęsny, cazzo. Comunque, ragazzi, seconda bomba di giornata. Dopo questa grandissima maglietta. Per finire la collezione dell'altro anno. Abbiamo preso anche questa grandissima maglietta. Che è dal vivo ancora più bella, ragazzi miei. Guardate che bella. E chi se non lui? Un giocatore che ovviamente non c'è più, che però ha dato tanto alla Juve, ha fatto anche un gol decisivo con l'altra milanese, con l'Inter, all'ultimo secondo. E chi se non lui? Il Pipa, Gonzalo Higuaín. Ragazzi, dovevo prendere di Gonzalo, non ce l'ho. Ho preso di Dybala la prima e Gonzalo la seconda. E Ronaldo la terza. Tutto l'attacco, ragazzi. Però buono così. Ragazzi, questo era quello che volevo dirvi. Maglia della Juve nuova arrivata. Maglia vecchia, collezione finita dell'altro anno, buono. Ragazzi, ricordatevi una cosa, di Chiellini ce n'è uno. E uno soltanto. Nessuno sarà mai come Chiellini. Potrebbero essere più forti, sì. Però pochi, pochi ce ne saranno più forti di Chiellini, ve lo ricordo, ve lo dico. Perché anche Barzagli e Bonucci erano forti. Però Chiellini e Giorgio Chiellini. Non ce n'è, ragazzi. Mio capitano.